Ciao ragazzi, vediamo cosa ci ha inviato Shane. Mi sono arrivate addirittura tre pacchi. Che poi le cose che ho ordinato, il numero delle cose è sempre lo stesso. Quindi non ho idea del perché siano. Boh, ho ordinato qualcosa di molto voluminoso, che sono tre pacchi addirittura. Questa è la bambolina che ha personalizzato belle creazioni, facendola assomigliare a me. Quindi, se volete andare sul suo canale, fa dei tutorial con il fimo, da quanto ho visto. Mettete belle creazioni su YouTube, cercate e la trovate. Allora, eccola. Come vedete, il colore dei capelli si avvicina molto. Poi lei ha fatto gli occhiali e poi c'è anche Ariel. Ha fatto un panino con il prosciutto, il pomodoro. Poi non so cos'è questa cosa gialla. E poi ha fatto anche Ariel con il gomitolo che gioca. Iniziamo con il primo pacco che ho bucato per vedere cosa c'era dentro, perché non c'era scritto Shein, non c'era un cavolo, non sapevo cosa fosse. Allora, quanto è collegiale sta cosa. Questa sembra un maglioncino alla Mean Girls, è tra il nerd e Mean Girls. Sì, secondo me è carino. Non avendo comunque un punto vita, niente, tutto dritto, a me, avendo tanto seno, fa sempre un po' l'effetto sacco. Però, beh, non è morbidissimo. Un acrilico normale. Poi vabbè, si può aprire. Approvato. Questo è qualcosa di rosso. Sembra polistereoso. Ancora cose con le perline sulle maniche ho preso. Mi sono presa bene con queste perline sulle maniche. È tipo una felpina. Ma il materiale beh, è morbidino, però cioè, è un po' polistereoso. Secondo me fa un po' elettricità elettrostatica. Una felpa lunga da mettere con dei collanti. Prima che mi dimentico, trovate in descrizione i link di tutti i capi che sto indossando e il codice sconto. Ho preso tutti i vestiti dalla sezione curvi e io di solito prendo sempre la taglia più piccola, però dovete guardare la tabella. Cioè, è un po' grande. A me piace un sacco queste maniche. Peccato che sento le perle. Cioè, sento l'attacco delle perle. Vedete che c'è qua una puntina di ferro? Che è l'attacco di ste perle. E io le sento sulle braccia. Mi fanno pim 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 pim. Ma caspita, ma mettete una fodera! Il collo ci vuole un po' più scollato. Qui magari provo a prendere una cintura. Cioè, guardate quanto. Vedete che quando avete tante tette, guardate che effetto tunica prima mamma che fanno le robe. Cioè, è pazzesco. Questo modello era da portare senza cintura per il modello che è, però su di me sembra un po' troppo largo. Bah, non lo so, non mi convince. Mi dispiace perché le maniche erano carine, ma su di me non mi piace. Un maglioncino sul verdino. Sembra carino. L'ho sicuramente preso per questa fine di gonna, perché deve essere un maglione vestito traforato. Perché il colore è boh, un po' scuro, cioè non so, non è che mi piacqua molto. Mi piacqua. Non è che mi piace molto il colore, però questa cosa finale mi piace assai, quindi l'avrò sicuramente preso per quello. È una maglia grossa, acrilico, però che cosa volete che copri il cashmere? Io cioè non me lo posso permettere, fa cagare. Non mi piace, non mi piace perché inizia troppo su questo traforo qua. Dovrebbe iniziare da sotto, no? Tipo qui, tipo decorazione dell'orlo, invece così. Beh, ok, dovrò mettere magari una cosa nera così non si vede questo stacco, però no. Ma comunque questo finirà, mi sa, con quelle che do via. Sembra sformato. Rosso scioccante, scioccante. E questo perché l'ho preso?
Cioè, è un maiale semplicissimo rosso. Magari mi serviva, nella mia mente mi serviva. Ta-da! Mi piace. Forse è per questo che l'ho preso. Quando l'ho tirato fuori ho detto, oh, ma così semplice, ma quando l'ho preso? E forse mi piaceva, avevo bisogno, mi sa, di un maglione corto. E quindi ho trovato questo, con questo rosso strong. È anche morbido, è pesantino. Un maglioncino nero, super traforato. Puzza. Puzza di... Sapete di... Non so. Un po' di chiuso. Che è rimasto un sacco di tempo in magazzino. È tutto traforato, come potete vedere. È carino perché... Lo mettete... Io ho visto dalla foto della modella... Era elegantino, cioè se lo dovete mettere sopra una camicetta che magari avete un po' freddo, questo era bello. Ma è tipo mantellina. Sì, c'ha delle maniche strane. Vabbè, mi piace più l'altro comunque, perché questo si vede poco. Ok, sotto dovrei essere vestita magari di bianco, però si vede poco i buchini. Qualcosa di rosino, che carino, morbido. Perché mettono la carta dentro? Perché c'è sta cosa? Oh, questo è bello morbidino. È un cardiganino rosa. Però è un rosa più carino di quello che vedete voi. Non è così slavato, è un rosa un po' più confetto, un po' più acceso. Carino, mi piace. È leggerino. Secondo me è un... Cioè, va anche bene in autunno. È morbido, morbido. Ultime due cose. Ma questo è beige. Ma questo è uguale a quell'altro che era nero, traforato. Infatti a me sembrava di averlo preso chiaro. Che, perché me ne hanno mandato uno nero anche? Ah, forse perché quello che avevo chiesto non me lo poteva mandare e allora mi ha detto ti sostituisco con qualcos'altro, ma mi ha mandato lo stesso nero. Vabbè. Vedete, si vede molto di più il traforo qua, tutti i buchini. Ecco, carino. Una cosa diversa dal solito. Cioè, non è che tenga molto caldo. Sotto dovete comunque mettere una maglietta a maniche lunghe. Però... fa questo bello effetto. Ultima cosa. Oh, questo è molto morbido. Bello. Sembra raffinato. Che sembra delicato questo tessuto. È leggero, morbido. Mi piace. È oversize. Cioè mi starà larghissimo, magari proprio il modello è così largo. E questo è un colore, è sempre beigino. Voi lo vedete sempre bianchiccio, anche perché ho la luce sparata. Vedete, qua si vede meglio così, senza luce sparata. È un beigino. Vedete, anche questo è beigino. Rieccomi. Allora, questo mi piace. Forse devo prendere la taglia in meno. Non lo so se è largo così... che è giusto, cioè magari era un taglio molto largo, però mi sembra un po' esagerato perché le maniche sono lunghine e larghe, lo scollo è molto ampio, cioè qui io in inverno crepo dal freddo, maglietta maniche corte sicuro. Però mi piace il colore, questo beige, questo nude tipo, è morbido, scivola bene, è comodissimo, mi piace veramente. Direi che sono abbastanza soddisfatta da questo haul. La maggior parte delle cose le terrò. Per gli amici di YouTube ci vediamo al prossimo video e per quelli di Twitch ci vediamo alla prossima live. The first reaction, shock because